tempo di restyling per il SUV medio di Mercedes, la GLC, qui a Ginevra 2019. Un restyling più di contenuti che di matita, si potrebbe dire, perché esteticamente le analogie con l'edizione attualmente in commercio, diciamo che superano di slancio le differenze, ma come è giusto che sia per un aggiornamento di metà carriera. Nuova Mercedes GLC si distingue, vabbè, all'anteriore per gli inserti scanalati sui listelli della griglia, per le tre aperture sullo spoiler inferiore, inoltre per prese d'aria più rettangolari e i fari a LED che sono di serie dalla forma leggermente ritoccata. Capovolgendo la prospettiva, in coda fanno capolino dei gruppi ottici a loro volta ridisegnati più rettangolari e anche degli scarichi trapezoidali al posto degli odierni scarichi arrotondati. Ma andiamo ora a vedere, se possibile, l'abitacolo dove le novità sono decisamente maggiori. Ed eccola qui la novità principale, ovvero l'MBUX 2.0, cioè la versione più recente dell'infotainment Mercedes lanciato sulla nuova classe A e anche dell'assistente personale con i comandi vocali. I comandi possono essere vocali oppure tattili, c'è un touchpad al posto del comando multiuso precedente, oppure comandi gestuali. Questo infotainment è arricchito anche della navigazione, con della funzione di navigazione con realtà aumentata e non c'è però il doppio pannello continuo che abbiamo visto sulla nuova classe A. C'è uno schermo flottante al centro della plancia e una strumentazione digitale invece per quanto riguarda il cockpit. Nella GLC 2019 inediti sono anche il design del volante multifunzione e alcuni inserti in legno con i quali è possibile adornare l'abitacolo, ma in versioni differenti da questa. Sarà in vendita quando? A partire da giugno-luglio 2019 il restyling della GLC, che è spinto da un 2 litri turbo benzina da 145 cavalli, versione GLC 200 formatico, oppure stesso motore ma in configurazione da 190 cavalli, GLC 300 formatic. Entrambe le versioni sono equipaggiate con un mild hybrid a 48 volt. Oltre a queste opzioni avremo 2002 diesel da 120 cavalli, 143 cavalli oppure 180 cavalli. Voi cosa ne pensate del restyling della GLC? Vi convince? Ditecelo come sempre nei commenti, seguiteci sul sito www.motorbox.com e continuate a seguire i nostri live dal Salone di Ginevra. Ciao!